una delle domande che ti volevo fare, che era esattamente questa che hai appena iniziato a parlare. Tu sei un attore formidabile, sei un attore appunto, abbiamo, non smettiamo di dire, capace di infinite trasformazioni, sei quasi un fantasista, l'abbiamo visto a Sanremo, canti, balli, fatto. Ma sei anche, malgrado più intima gioia, un vivo. Hai un'immagine che ti precede, ti accompagna, della quale appunto che potrebbe perfino ingabbiare l'interpretazione, o potrebbe spingere il pubblico a, no, potrebbe venire a fare agio, insomma, prevalere, potrebbe sovrapporsi pericolosamente. Come ti comporti in questo senso? Ma non è che mi sveglio la mattina e dico, ricordati che sei vivo. No, no, anzi. No, anzi. Il vivo è un personaggio. Sto cercando di rispondere come Giallini. No, no. Sì. È complicato. Io penso, guarda, posso essere molto onesto, credo che questa cosa del poliedrico, me l'ha detta anche prima un altro tuo collega, nasca da Sanremo. Cioè prima in realtà non vi siete accorti. Giuro io, spero prima. Non mi tocca un salso alla mattanza, nel senso che adesso sono diventato quello poliedrico. Mercoledì ero sex symbol. Giovedì ero quello comico. Venerdì ero Bartali, sabato ero il libanese. Poi il 29 febbraio, esatto, c'è pure il bisestile. O il bifestile. No, in realtà questa politicità in realtà sta targa adesso è andata da Sanremo. Pochi prima si sono messi a dire, oh, ma quanti film hai fatto? Oh, ma quante cose diverse hai fatto? Perché questa cosa fa anche infastidire. Adesso, dopo Sanremo, è diventato un pregio. Voi non lo vedete, ma riguarda minacciosamente. No, no. Lo dico così prima. No, ringrazio Santoremo per questo. Però era esattamente quello che volevo, motivo per cui l'ho fatto. Io ci sono sempre stato prima di Sanremo. Adesso Sanremo ha fatto vedere questa cosa. Vero è che se io ho un negozio e metto sempre solo in vetrina i salumi, è difficile che tu entri per comprarti il cioccolato. Per cui una volta che tu dici, beh, non sono monomarca, metto tutto sul piatto, la gente sa che da te puoi trovare sia il cioccolato che i salumi. Per cui è una cosa che devi fare tu come attore. Non penso di essere un divo, penso di essere una persona che prima di tutto credo sia stato il successo di Sanremo, è riuscita a essere se stessa di sopra e le persone hanno colto quello che sei come essere umano. Di fondo credo che ci sia qualche cosa che ci scappa, che sfugge al nostro controllo quando siamo davanti alla macchina da presa, ed è quello che affeziona l'attore e il pubblico. Io di Rossi Stewart me lo vorrei portare a casa sempre, dicendo tranquillo ci sto io. Spero che anche non sia in sala. No, lì da lei sarebbe più contenta. Però no, nel senso che c'è qualche cosa che tu puoi salvare di Kim, no? C'è qualche cosa che l'attore straordinario, cioè, amico, protezione. Sì, indipendentemente dal fatto che lui lì stia rappresentando il criminale più efferato e sicuro di sé. C'è qualche cosa che sfugge nel nostro soma, nei nostri occhi. Ecco, quel gancio di inaspettato a noi attori, secondo me, è quello che crea la vera affezione. E quindi, se mai dovesse essere un tipo, cosa che non credo, penso che questa cosa nasca da quello che le persone percepiscono di chi sono io come essere umano. E che questa cosa eventualmente sia stata gradita. Su questo si mette il fatto che c'è magari il piacere di andare a vedere quell'essere umano questa volta, che storia mi racconta. Però se non, io personalmente... Non interferisce? Non credo. Può interferire nel momento in cui tu tutto il tempo stai lì a dire ehi, sono il tipo, Ti presento personaggio, Ecco, può interferire nel momento in cui tu ci credi. Di fondo tu non sai mai quello che gli altri sanno di te.
e di fondo, quindi tu non sai mai da che cosa sei ricevuto.